Bene, buongiorno a tutti voi. Siamo ancora in epoca di coronavirus e quindi andare al mare a farsi una bella mangiata in un ristorante, non è una cosa molto semplice. E quindi io ho pensato di prendere del pesce gelato e di farmi un primo per due persone e un secondo per due persone. Questi sono è una confezione di pesce surgelato di 800 grammi. Parte di questo pesce lo andremo a utilizzare per andare a fare un risotto e parte andremo a fare un fritto misto, accompagnato da una insalata di stagione. Bene. A volte nelle confezioni di pesce surgelato si trovano delle sorprese e questa è una sorpresa abbastanza piacevole perché dentro ci sono anche due pezzi di merluzzo che andrò a fare a bastoncini fritto. Poi abbiamo del palombo, anche questo lo andrò a fare fritto. E poi abbiamo il resto per andare a fare il risotto. Abbiamo una sepiolina, abbiamo due gamberone, due gamberetti, e poi abbiamo delle cozze, non tantissime, ma comunque, e quindi dopo abbiamo anche dei calamari. Le cozze ce ne sono 5 o 6, quindi il resto andiamo a fare il risotto. Quindi, con i calamari, le cozze, i due gamberetti e l'altro pesce andremo a fare il risotto. Mentre con questi andremo a tagliarli tipo bastoncino e andremo a fare un fritto misto accompagnato da della verdura di stagione. Detto questo, adesso andiamo a fare il risotto. Bene, abbiamo diviso il pesce e quello che useremo per fare il risotto sono i calamari, la sepiolina, i due gamberoni o gamberetti e le poche cozze che ci sono. Comunque sufficiente per dare un buon sapore al risotto. Inoltre gli altri ingredienti che useremo per fare il risotto sono uno spicchietto di aglio, un cipollotto di tropea tagliato finemente, due o tre piccoli peperoncini piccanti, una noce di burro che useremo alla fine per mantecare il risotto e dei pomodori molto maturi che serviranno per dare una colorazione e un buon sapore al sugo per poi fare il risotto. Gli altri ingredienti sono un po' di brodo di verdure, sale, pepe, olio buono, vino da cucina, se voi avete del vino me migliore, meglio, e abbiamo dell'ottimo vialone nano della zona. Quindi adesso andiamo a fare il risotto. Abbiamo fatto un soffrittino con la cipollina, l'aglio e abbiamo messo dentro i tre peperoncini piccanti, non li abbiamo spezzati perché sennò diventa troppo piccante, non va mica bene, il risotto troppo piccante non è buono. Quindi non li abbiamo spezzati, abbiamo messo dentro i pomodori daranno un buon sapore, sono molto maturi, sono miei, del mio orto, e quindi li ho messi dentro che adesso pian piano si spappano. Adesso direi di andare a mettere dentro il pesce.
fra 2 minuti, qualche minuto, andrò a mettere dentro il riso. Bene, è giunto il momento di mettere il riso, però prima andiamo a innaffiare con un po' di vino bianco. Questo è vino bianco da cucina, normale, senza nessuna pretesa. Se avete un buon vino bianco da mettere, meglio, perché poi il risultato finale sarà migliore. Adesso aspettiamo qualche minuto che l'alcol del vino evapori e poi andiamo a inserire circa 250 grammi di riso. Bene, sono già 3 o 4 minuti che ho già inserito il riso, ho già salato, ho già pepato, quindi adesso continuiamo a mettere dentro il brodo di verdure in modo da portare alla cottura del riso in circa 13-15 minuti. Dopodiché andremo a mantecarlo con un po' di burro e poi andremo a mettere dentro del prezzemolo del mio orto profumatissimo. E la ricetta sarà pronta, la prima ricetta. Bene, il risotto è pronto. Non vado a mettere la noce di burro perché l'ho messa all'inizio e adesso non lo metto perché mi sembra troppo. Quindi potete metterla all'inizio, quando sta soffriggendo gli odori, oppure alla fine. Adesso andiamo ad inserire il prezzemolo. Ne teniamo un po' per il piatto e andiamo quindi a mescolare e ad impiattare. Bene, il risotto alla marinara che abbiamo fatto con metà del pesce surgelato della confezione. La confezione che, se non mi ricordo bene, ma costava 7 o massimo 8 euro per 2 persone, pronto. Questo è il risultato, è buonissimo, perché l'ho già assaggiato ed è buonissimo. È, secondo me, diventato un po' più piccante di quello che dovrebbe essere, ma va bene lo stesso. Se a voi piace il piccante, mettete il peperoncino, se non vi piace il piccante, non mettetelo. Quindi adesso non mi resta altro che augurarvi buon appetito e iscrivetevi al canale. Grazie di tutto. Bene, siamo arrivati alla seconda ricetta. In pratica abbiamo fatto 2 ricette per 2 persone. Con una confezione di pesce surgelato. Con una parte della confezione abbiamo fatto un risotto alla marinara molto buono. E qui adesso con questo pesce andiamo a fare dei filetti fritti in olio. E naturalmente questo sarebbe il classico fish and chips, solo che io le patate non mi piacciono tanto, quelle fritte, e quindi mi sono fatto un'insalata, anche perché c'è una novità. Come vedete, l'insalata è stata fatta con del cipollotto, con del peperone verde dolce, con del cetriolo, con del peperoncino piccante lungo, che non è piccante. E poi c'è questa verdura. Questa qui è la portulaca. È una pianta che nasce spontaneamente. Qui dalle mie parti ce ne sono tantissime. Ed è una pianta che ha delle proprietà nutritive eccezionali. Oltre a contenere un sacco di vitamine, questa qui regola la molte funzioni del nostro organismo. Io non sapevo che questa si potesse mangiare. Me l'ha detta
Me l'ha detto una mia amica pugliese, che loro in Puglia quando la trovano la mangiano. E quindi l'ho provata qualche giorno fa e devo dire che è veramente ottima. Sicuramente migliore dell'insalata che troviamo già tagliata e lavata al supermercato. Però dopo sono andato a vedere anche su internet e le proprietà nutritive di questa pianta neanche si avvicinano. Cioè, alla rovescia, le insalate che ci vendono al supermercato neanche si avvicinano a questo tipo di pianta. Quindi noi andiamo a prendere questa pianta, la portulaca, e poi andiamo a staccare le varie foglioline. Possiamo anche mangiare il germoglio e quindi, ecco. Questa pianta fa un fiore giallo al mattino, molto bello, però si apre e si chiude subito. Quindi, questa la andiamo a condire con olio di oliva e aceto balsamico di Modena. Mentre questo pesce, questo qui è merluzzo. Merluzzo, anche questo qui è palombo. Le andiamo a impanare in farina, con la farina, e poi andiamo a friggere in olio adatto alla frittura. Quello che volevo dirvi io, che questo è palombo. Questo qui è uno squaletto. E bisogna stare attenti perché la carne assomiglia molto come colore al pesce spada. Dopo il sapore è diverso. E anche il costo è diverso perché il pesce spada costa 24, 25 o anche di più euro al chilo. Questo ne costa 6 o 7. Quindi state attenti quando andate in pescheria perché qualche furbo può anche farvelo passare per pesce spada che non è. Detto questo, adesso andiamo a preparare il piatto. Bene, abbiamo messo un po' di olio in una padella e adesso stiamo friggendo i bastoncini o i filetti di pesce. Fra qualche minuto, quando i filetti di pesce saranno ben dorati, li toglierò, li metterò su una carta assorbente e quindi la ricetta sarà finita. Bene, ho fritto il pesce e l'ho messo ad asciugare su una carta assorbente. Devo dire che per due persone, a meno che non abbiate una moglie come la mia, che è sempre in dieta e mangia sempre molto poco, la porzione è per una persona. Però tant'è, abbiamo fatto un buon risotto, ottimo per due persone, anzi, anche abbondante perché c'erano 250 grammi di riso. Abbiamo fatto un fritto e un'insalata. Non mi resta altro che augurarvi buon appetito, vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube e di questo vi ringrazio anticipatamente.